ci sono due maschi, ci sono anche persone che sono, questa sta scrivendo, ci sono dei piccoli particolari all'interno di queste fotografie che sono, sono basilari secondo me. Questa è una cosa alla quale tengo molto. Allora, entriamo un attimo in camera. Il tipo di carta. Questa non è la prima, è una carta. No, questa è un'agrafa. L'agrafa per me è stata la più grande carta in bianco e nero che sia mai stata fatta. Purtroppo l'agrafa è fallita. Questa è una carta meravigliosa, dove i neri sono brillanti. Nonostante che sia una carta baritata, questa è baritata, non è lucida. È un tipo di carta meravigliosa che dà delle tonalità splendide. Mi ce ne sono rimasti 6 o 7 fogli, ma li lascio stare, tante volte se dovessi fare un'altra, perché quella carta lì non la trovo più. Adesso uso la Kentner, uso la Foma, uso la Info, la cosa che l'ho usata una volta sola, ma la cosa non è mai stata una buona carta, perlomeno non mi è mai piaciuta come carta, ma questa era eccezionale. Ad operare questa carta era una meraviglia. Se uno guarda i particolari, qual è quella carta oggi che fa una cosa uguale a questa carta? Vabbè. Ci mettete il dito sopra, che adesso lo distruggo. Perché non c'è più. E questa qui non c'è più. Sembra Venezia, questo è il lavoro del quello che faccio per adesso, è su Venezia. Pellicola, io ho cominciato con la Trix perché ci hanno guardato tutti, però la T-Max per me adesso è una pellicola eccezionale, veramente molto buona. E pare che ne si importa, ma e lì dipende da te. Ecco, guardate, nonostante che in piazza San Marco c'era un casino che non finiva più, io mi andavo sempre in cerca quei momenti intimi, quei momenti particolari, così come li avrei voluti vedere io, come mi sarebbe piaciuto a me che fosse il carnevale a Venezia. Qui interventi di camera oscura ci sono, ci sono. Cioè, ci si lavora molto perché devono essere molto equilibrati i grigi. C'è il vantaggio che insomma anche la pittura stessa facilita. Però ecco, lì bisogna fare molto caso all'esposizione, non bisogna sbagliare, se mi sai qualcosa del suo risposto, poi questo lo proviamo, Questo mi hanno detto che era un famosissimo mimo, l'ho trovato lì. Sono arrivati un gruppo di napoletani con delle borse immense, hanno tirato fuori di tutto, si sono messi lì a vestirsi, a pitturarsi. È stata un'esplosione di gioia per carnevale. In questo caso, scusa, sì, si fa la liberatoria dal... No, padre. Anzi, mi racconti una piccola cosa quando andremo a vedere qualche aneddoto, perché se vuole, uno molto simpatico tra l'altro. C'è stata una volta che c'è stata la quarta, c'è stato gli stivali. Adesso guardate che tipo di casa, guardate i grigi. Guardate i grigi come vengono, che spettacolo che è, io non li immaginerei, ma dalla moto proprio. Non mi tocca. Non c'ho più. Fatti proprio lì, sono fatica.
Sotto la luce da una
c'è una gamma di litigi a decrescere oppure a crescere che è straordinaria. Quindi qui in Camera Oscura c'è tanto lavoro che non lo sto a spiegare, perché le cose bisogna vedere in pratica, bisogna vedere veramente. Ecco, cioè, questa è l'ultima, che è l'ultima, proprio l'ultima della serie, proprio l'ultima, lo chiudo con questa foto qui. Molto bene, ma io la stampa che sto... Allora, tenete presente una cosa, in Camera Oscura quando stampate non vi dovete accontentare mai, non dite va bene lo stesso, perché questa è la morte del fotografo, va bene lo stesso, la morte del fotografo, non è vero che se non va, non va. La prima cosa che mi disse Corrado quando mi invitò a stampare con lui, mi disse: Loredano, se non strappi non imparerai mai a stampare, quella che non va la devi strappare. Non va, non la far mandare bene, butta via. Impari a stampare, purtroppo se sprechi tanta carta, o piano piano impari e sprechi del meno. Però è importante, in Camera Oscura, nella stampa non bisogna accontentarsi mai, e quando si fa, quando si sviluppa, nello sviluppo bisogna essere proprio rognosi, cioè bisogna quasi farsi schifo per la puntigliosità, perché se sbaglio una stampa la posso ristampare, ma se sbaglio un negativo me l'ho giocato tutto. Allora quando vado a sviluppare, quando stampo ci può essere chi vuole, ma se sviluppo non ci voglio nessuno, perché se mi sbaglio e poi cose che faccio da tanto, però per me è sempre un'emozione, perché c'è sempre la paura, il terrore, finché non metto dentro il fissaggio, allora lì mi tranquillizzo, dico ormai è andata, buonanotte. Lì sono proprio puntiglioso, anche come temperatura, come tutto, perché bisogna farlo questo, che assolutamente, è una forma di rispetto che si dà anche. Allora vi racconto un aneddoto di questa cosa, perché ero arrivato la mattina presto a Venezia, c'era, e suonava la sirena. Quando suona la sirena non vede che c'è l'acqua alta. C'è l'acqua alta e un mio amico che c'avevo lì mi presta gli stivali e vado. Non c'era nessuno, vedete, non c'era nessuno. Io stavo nella zona del Floriano. D'improvviso mi arriva una vecchietta alta, uscì con due borse. Due borse, adesso facciamo un attimo di relax. Le fa: signor, per piacere, che mi porto dall'altra parte. Io lo devo buttare. E io come faccio, signor? Perché c'avevo una borsa. Capito? La macchina fotografica qui, l'altra macchina fotografica qui e la borsa di qua, no? È allocata. Ma le due lui se passano e mi che punto in groppa? E lui non ti passano. Ma detto no, no, lui, che frega pure come dico me. Ma dove devo fare? Lui se passa e allora io mi sono passato, dopo, ti aspetta, ha preso le borse, uno le va, sei giustato, come grande. Si è alzata su e l'ho buttata dall'altra parte. Dall'altra parte però ce n'era un'altra che mi aspettava. No, aveva visto che ero partito da qua, capito? Allora io cosa ho fatto? Dico, allora l'ho tagliato. Che fai? Avanti dietro, ascolta. Invece dopo dall'altra parte ne ha provato un altro e l'ha buttato qua. Mentre facevo questo, erano arrivati tutti i fotografi, no? E mi si è messo a fotografare mentre io facevo questo. Gli ho dato l'indirizzo mio, no? E dico, mandate la tua foto, no? Con questa roba lì. E invece non mi è arrivata mai. Cioè, può capitare anche questo. Adesso passiamo all'ultimo. Avete visto che razza di grigio, che tonalità che va? Dopo, come fai io? Come faccio io dopo a fare digitale? Ma... come me la... Adesso passiamo all'ultima.
l'ultima serie. L'ultima serie che io ho fatto con una macchina fotografica giocato, giocattolino, forse anche meno. Mi andava con tutte le macchine, se me la devi tre pezzi di. Allora, avevo in mente da tempo di fare un tipo di fotografia, un tipo di fotografia che avesse una caratteristica particolare, cioè sostituire l'immagine con l'immaginazione. Questa era una pretesa. Un giorno vado a casa di Vincenzo Marzucchini e mi fa vedere un libro di Candido Baldacchino. Apro questo libro e già avevo cominciato a fare qualcosa con lo stenopeico, perché ripetendo sempre quello che mi dicevo prima, io la foto ce l'ho già in testa come la voglio, io il risultato finale ce l'ho già in testa, devo trovare solamente o la pellicola o il tipo di macchina fotografica che mi permette di raggiungere quello scopo. Ho cominciato a provare con lo stenopeico, però lo stenopeico non mi ridava quello che volevo io, non me lo ridava. Allora Vincenzo mi fa: guarda, questo qui ad opera la Olga, che macchina è? Che roba è? Ha detto: guarda, vado a casa, sul computer scrivo Olga, non mi dico cos'è, ha fatto fuori. È arrivate fuori certe russe, ragazzi miei, e invece dico: voi vedete che c'è l'H davanti? E ci ho messo l'H davanti e scappato. Però fa tutto con quella, però le fotografie non veniva. E allora vedo questa volta e dico: ma no, quelle foto che aveva fatto Baldacchino, ma avevo selezionato, questa è la macchina fotografica. Questa macchina fotografica, chiamiamo la macchina fotografica, perché è completamente di plastica, anche l'ottica è di plastica, è un pezzo di plastica. L'otturatore è fatto da un pezzetto di ferro che fa così, capito? Non c'è esposimetro, non c'è la messa a fuoco indicativa, c'è un tempo due diaframmi, un pratico macello proprio, non c'è niente. Vado da De Angelis e ne compro una, perché avevo visto che quel risultato che era il risultato che volevo io. Perché era il risultato che volevo io? Perché se io penso a un albero in mezzo a un campo come pensiero, io l'albero non lo vedo lì dietro, vedo una realtà con la caduta di luce e bordi. Quindi quella macchina mi permetteva di sostituire l'immagine con l'immaginazione, cioè mi bypassa l'immagine. Tant'è vero che questo lavoro io l'ho intitolato Immagina. E qui adesso entriamo anche in camera oscura. C'è un effetto stenopeico. Molto simile. Sì, avvicinabile, molto simile. Ci ho preso un santino, ma quindi non avendo esposto, non avendo niente, devi fare tutto dentro, c'hai due diaframmi, 8 e 11, e il tempo non c'è tempo, basta, non c'hai altro. La stampa è 16x16, c'è un motivo perché tipo così e non è grande come quello lì, perché essendo l'ottica di plastica, non ti dà i dettagli, non ti dà niente, è molto effimera. Allora, se tu la vai a ingrandire, si impasta tutta, quindi sei costretto a stamparla piccola in modo da contenere la grana, da contenerla fino ad essere accessibile, visibile. Guardate, io la faccio, guardatela bene, perché più che altro, più che un'immagine, è un pensiero, è un qualche cosa che sta più nella mente che nelle cose viste. E tra l'altro è a telemetro,
quindi è un po' come la beca, c'è il mirino da una parte, ma il mirino è indicativo, il mirino è grosso modo bello. Vi faccio un esempio, la prima foto che ho scattato con questa macchina c'erano due alberi e un'ombra, sopra c'erano i fili della luce, io cosa faccio? Togli i fili della luce, mi abbasso, scatto, poi finisco a fare il rullino, questo è un 6x6, vado a sviluppare, c'erano i fili della luce, ma io non ce l'ho messo, il box mi sono pagato io, allora che la faccio? Siccome mi interessava, perché era molto bella l'immagine, c'è ritorno, allora guardo in alto i fili della luce, il filo della luce non c'è, scatto, vado a sviluppare, c'è solo i fili della luce. Quindi finito. Ci vado una terza volta, c'era un'altra volta i fili della luce, allora l'ho stampata con i fili della luce. Per dirvi che il mirino è talmente, è indicativo, non è un mirino, è qualche cosa che è circa, insomma, è tutto una, come posso dire, tutto un punto interrogativo risultato. Però da questa, guardate, c'è questa immagine che mi fa vedere quanto è bella. Daniele, e dove dai a finire la luce? E dove dai a finire la luce? Vedete che immagini evocative che danno, sono più pensieri, cioè sono più luoghi della mente, luoghi in cui uno vorrebbe vivere, sono più fantasia che immagine in sé per sé. Guardate. Questa è una carta validata, Ilford, e naturalmente, come ho detto prima, la dimensione della foto vincola è dovuta al fatto che l'ottica, non essendo buona, più ingrandisci e più dopo è facendo, perché i difetti dell'ottica vengono fuori con l'ingrandimento, più ingrandisci e più i difetti scappano fuori. Quindi sono rimasto all'interno con contenuto proprio per quel motivo lì. Adoperarla non è facile, per quanto sia, non è facile adoperarla, perché per esempio c'è il bocciolo di scatto sulla destra, non ce l'ha sopra, ce l'ha qui, allora quando scatti fai così, capito? Facile che fai così, allora perché te punti, da rimanere diritto. Questo tipo di macchina di plastica, anche una tanta un dito americano, che qui c'è panoramica, no? Ma anche io so che ne hanno un dettaglio. Ne hanno un dettaglio, no, poi io l'ho pagata 38 euro. Perfetto. Sì, in Cina costa tutto, perché qua che costa tutti i soldi. Però vedete che c'è delle immagini là, guardate bene. Perché sono immagini straordinarie per me, dal mio punto di vista. Poi mi pare che ce n'è un tipo della orga che ha diversi tipi di questa plastica che ha posto l'obiettivo, c'è un altro che fa anche delle informazioni. Sì. Ce n'è un tipo, non ricordo come si chiama, è la orga. Ma... questa macchina fotografica, se si adopera, vuole pochi elementi. Cioè dovete, anche questa qui è una macchina che vi insegna a selezionare molto, non a mucchiare, a selezionare, perché dato che il risultato è minimo, siete obbligati proprio mentalmente a ragionare in funzione di che cosa dovete fotografare. È sempre più luminoso al centro che ai bordi. Sempre più luminoso al centro che ai bordi. Essendo di plastica, logica che più non può fare. Qui era a casa di un amico, ero con mia moglie, quando ho visto questa qui ho detto prima io torno a casa, avevo preso la voglia che devo fare una fotografia, e infatti dico, questa non piace la madre, però questa è del profeta, a casa del padre. Guardate cosa stiamo fuori, questa è una semplicissima staccionata, però capite? Non siete di fronte a un'immagine. È più qualche cosa che
che esiste nell'immaginazione. Mi stampa con un altro ingranditore con obiettivo 80 mm perché servono 80 mm per stampare il 6x6, carta varietata assolutamente non vicino a non lavoro questa qui, perché è proprio il tipo di immagine che richiede la carta varietata. Questo è il cito. Cos'è? Paesino, il cito. Paesino che sta attorno a Milo, disabitato, meraviglioso. Sta in un cucuzzoletto così. C'è un cucuzzoletto così qui sopra. Il cito, sotto attaccato. Vai a San Severino, da San Severino prendi a destra per Papiro, poi segui le indicazioni che fa il favore. Diceva questa, quindi sempre pochi elementi all'interno, pochi elementi, meno elementi ci sono all'interno e meglio è. Quella è la mia foto, c'è un sacco di cielo. Sì, sì, ma le nuvole lo tirate fuori, perché siccome la macchina fotografica non vale niente, dirla con le camorature c'è. Qui ce n'è la pomellata da fare. Si dice proprio qui per la propria pomellata sempre, di buona legna, per fare uno scalafone, non è che sia proprio difficile. Ah, giustamente, è una cosa particolare che mi ha fatto ricordare Vincenzo. Questo specie di macchina fotografica, proprio nel libretto delle istruzioni, non è il libretto, c'è un foglio, dice che il dorso, sul bordo, il dorso, quando lo mettete, bisogna metterci lo scotch attorno perché passa la luce. Cioè, te lo dicono loro, capito? Non è che ce l'hai. Allora io vado sempre in giro questo scotch, anzi, un rotolo, l'ultimo mi ha dato Antonio Traffico, lui ce l'ha anche un concerto di questa roba. Perché passa luce, bisogna... C'ha un dorso che viene, non è a coperto così come tra l'altro, viene proprio via. Però attorno ai bordi la che ci metti lo scotch, addirittura su qualcuno te la danno proprio loro. C'è uno scotch nero della 3M, te lo danno loro. Pochi elementi, però è una fotografia molto poetica, secondo me, una fotografia emotiva, a me emoziona molto questo. Siamo in addirittura da qui. Perché la macchina fotografica questo tipo di macchina fotografica appena avete scattato dovete caricarla, perché quella scatta in continuazione, non è che come le altre che fanno delle macchine analogiche, che se tu non carichi il pulsante non va, capisci? Quindi me l'ho scordato a caricarla, ho fatto una doppia esposizione, però mi è andata bene perché per me il risultato è molto buono. Perché la vignettatura sta vignettando solo una domanda di cosa? Dipende dalla luce e dalla luce. Siccome non posso dare nemmeno delle... Ciao!
non ti posso dare nemmeno delle informazioni, perché è sempre un punto interrogativo ogni volta che lo vado a sviluppare. Questa è neve, però guardate, questa foto è molto bella, molto bella. Quindi pochi elementi. Allora io ho portato idealmente il cavo scuro, ma è un viaggio che mi ho fatto fare in modo virtuale, però ecco, se alcuni particolari non mi sono chiari, sono quelli. Finché pellicola non ci separi, eh? Quando non ci sarà più la pellicola, non può essere, perché il responsabile mondiale della cosa che ha detto che l'unico prodotto che tira è la pellicola di anche nero. Ecco, finché noi ci facciamo un profitto, noi faremo sempre la pellicola di anche nero. Guardate, ci ha saltato tutto. La Rolli, sì. Adesso ha riaperto la Ferrari, ha fatto un errore, sì. Ma ha riaperto la Ferrari. È una buona pellicola, ma sono, sai, dopo queste multinazionali che grosse, le state grosse, la Apple pure come ha capito lì, era capicino pure. Passarci veramente tanto tempo e sprecare tanta carta, perché
non si può ringraziare con il fotografo se non si prega la camera. E c'è una cosa che c'è manca, quindi non la sprechi, è sicuro, eh? Tu dici che non la sprechi. Allora, a posto, che ringraziamo per tutti quanti, credo che sia stato interessante.